Il Giro d'Italia è partito questa mattina da Vasto con Remco Evenepoel in maglia rosa. La tappa arriverà a Melfi, il terzo giorno del Giro in Abruzzo, Giro che lascia momentaneamente la nostra regione. L'appuntamento sarà per venerdì con l'arrivo in quota a Campo Imperatore. Come stai? Sto bene, dai. Sto recuperando giorno per giorno e magari a breve tornerò in sella. Un appuntamento per fine stagione potrebbe essere pensato oppure è ancora presto per dirlo? Ma no, è presto per dirlo perché devo vedere quali saranno le sensazioni in bici quando ricomincerò a lavorare bene, quella che sarà la progressione per tornare ad essere a un buon livello, quindi è ancora tutto da vedere. Allora, Domenico Pozzovivo, si lascia l'Abruzzo ma si va nella tua terra, la Basilicata, insomma sensazioni particolari oggi? Sì, una tappa che finisce in Basilicata non capita, diciamo, tutti gli anni, quindi comunque c'è grande emozione. Penso che sarà poi un finale molto tecnico in cui ci sarà un po' di tensione, quindi spero di poter, diciamo, cavarmela bene visto che conosco un po' le strade. Ecco, che finale è? Spiegacelo un po'. Ma a partire, diciamo, gli ultimi 40 km ci sarà comunque una salita impegnativa che penso possa scremare il gruppo e poi un susseguirsi comunque di strade tortuose, sono un po' le vecchie statali di una volta che hanno pochissimi rettilini. Poi il passaggio comunque dentro Melfi sarà tecnico, magari il finale un po' più lineare, però comunque sarà duro. Ti dico un aneddoto, Domenico, tu avevi detto alla team presentation se sono qui devo tutto a Valentino Sciotti. Quando ho ascoltato la tua intervista Valentino ha fatto un sorriso grande grande. Ho detto l'assoluta verità, è già, diciamo, un paio d'anni che c'è il suo zampino nel fatto che io possa continuare a correre. L'anno scorso ho cercato di fargli quasi un regalo sul Blockhouse, vediamo quest'anno se riesco comunque a farlo ancora emozionare. Più oggi o più a Campo Imperatore? Beh, Campo Imperatore è una tappa comunque da scalatori, l'ultima volta che ci siamo arrivati avevo anche provato, diciamo, a vincere partendo un po' lungo, vediamo se quest'anno sono ancora lì per lottare. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Allora, con Andrea Pasqualano ci eravamo sentiti prima del prologo, della cronometro, pardon, hai detto voglio portare Milan agli ultimi 300 metri perché sta veramente bene. Detto fatto, è arrivata la vittoria. Ah sì, assolutamente, sapevo che aveva una gran condizione. Sono mesi che stiamo preparando questo appuntamento qua assieme e abbiamo fatto tutto il Belgio assieme. Sapevamo che qui al Giro potevamo dimostrare, insomma, la combinazione perfetta. Perché la combinazione del vecchio di esperienza che sarei io e il giovane di potenza che è Jonathan, insieme sapevamo che potevamo fare qualcosa di grande. Vecchio quanti anni ha Andrea Pasqualano? 35. Vecchio mi sembra un po' esagerato, detto questo quanto segnava il contachilometri quando hai lasciato Jonathan? Ma andavamo intorno ai 65, però io penso che abbia fatto la volata intorno a quasi 70 all'ora. Velocità tranquilla? Velocità di crociera. Quando tocca ad Andrea Pasqualano a questo giro? Già oggi? Oggi è una bella opportunità, io penso che io e Milan vediamo un attimino come siamo messi, ma stiamo bene tutti e due, cerchiamo di stare vicini perché abbiamo visto che uno ha bisogno dell'altro e quindi vediamo un po' in finale, cercheremo di parlarci e chi starà meglio farà la volata. Ti chiedo un'ultima cosa, se dovessi scegliere una tappa con il classico circoletto rosso in questo giro? Oggi è una buona chance. Poi? Poi abbiamo altre due o tre tappe, dalla 12esima alla 14esima anche, e insomma dai, ci sono tre possibilità, tre buone tappe in questo Giro d'Italia da parte mia. Bocca al lupo. Crepi lupo.